Lorenzo Usafieri, invece il direttore dell'ufficio tecnico del settore delle redditi e agricoltura, sì, grazie per essere con noi. Alteo Fontana, siamo morti, non parecchio. C'è stato un tale imbarazzo all'inizio, avevamo scambio di mail, ci siamo dati del tutto spontaneamente, perché Fontana, buongiorno, sono Fontana, faceva sorridere a tutti e due. Aldo Fontana, responsabile di CSL per Carrefour Italia, e grazie. E poi, appunto, ci, accanto a lui, Marco Versani, che è il presidente di Asso, presidente di Asso Bioplastiche, Bioplastiche più volte citate nel corso della mattinata, e Massimo Ramoni, che è vice direttore di Asso Carta. Grazie. Allora, cominciamo da Renzo Usafieri. La domanda è poi rivolta a tutti, quindi tenete il filo del ragionamento, ma il tema è questo: che cosa state già facendo in questa transizione che è cominciata? Avete sentito che l'ambiente con la Rotasia ha condiviso anche un'azione di disobbedienza civile, chiamiamola così, un'azione abbastanza forte sull'uso delle cortine, delle retine per la frutta, che non è possibile utilizzare in Italia per motivi esoterici, le cose tipiche del nostro paese, eccezionale e a volte demenziale. Diciamo, che cosa state già facendo e quali sono gli ostacoli? Lo diceva anche Laura Pavlina questa mattina, non stiamo qui a darci le pagelle su chi ha fatto di più o meno. Quali sono gli ostacoli che intravedete perché questa transizione possa accelerare come è necessario che sia? Prego, forse il microfono funziona. Sentite lo stesso? No, la sfida del microfono non la trae? Funziona. Era giusto. Sì, adesso mi sto. Buongiorno a tutti. Grazie. Grazie dell'invito. Allora, rispetto appunto alla questione posta, vorrei dire un paio di cose. Insomma, la prima è che noi chiaramente non siamo grande distribuzione, se lavoriamo nel mondo dello specializzato. E diciamo che abbiamo 30 anni di storia alle spalle e vi posso dire che un po' nel DNA della nostra azienda c'è una proposta chiaramente di base di un prodotto biologico, noi lavoriamo solamente con il prodotto biologico, ma nello stesso tempo contemporaneamente c'è anche una proposta come dire, più strutturale che ha a che fare con la sostenibilità e con il rispetto per l'ambiente. Questo è scritto nero su bianco anche nella nostra mission, che vi leggo, di cui leggo due righe velocemente. I nostri prodotti devono contribuire a migliorare non solo la salute dell'uomo, ma anche la salute della terra e dell'ambiente nel quale viviamo. Ecco, questo per sottolineare, insomma, in qualche modo noi abbiamo cercato sempre di lavorare in quest'ottica. Faccio alcuni esempi concreti: noi su 260 negozi franchising abbiamo 230 negozi che utilizzano l'energia da fonti rinnovabili, e quando apriamo negozio, facciamo ristrutturazioni, eccetera, lo abbiamo sempre cercato di fare con un'attenzione agli aspetti legati alla sostenibilità e alla bioedilizia. Adesso, per fare un esempio concreto, sabato inauguriamo un negozio a Genova, con una collaborazione molto forte con Casa Clima, per cui il negozio sarà Natura Sì e Casa Clima. Casa Clima la conoscete, immagino, benissimo, è questa agenzia di Trento che è molto attenta, è stata pionieristica anche nella realizzazione, nel dare le linee guida per realizzare edifici a risparmio energetico. Sono solo due esempi, scusatemi, per dirvi come noi vediamo la nostra presenza nel mercato alimentare. Come, ecco, il nostro obiettivo è questo, da una parte proporre un prodotto biologico serio, dall'altra una coerenza anche sul nostro stile di vita, sulla nostra proposta. Ed è un po' quello che, come dire, continuiamo e cerchiamo di fare tutti i giorni. Adesso, stimolati da tutte queste problematiche ambientali, è ancora più forte la necessità anche di dare un po' un'accelerata in questo senso. E quindi è un tema complesso che non vogliamo ridurre al puro aspetto sostituiamo la plastica con qualcos'altro. Come dire, è una strada sicuramente necessaria. Noi stessi all'interno del nostro negozio abbiamo molti prodotti confezionati, attualmente abbiamo molta plastica presente all'interno del negozio, però d'altra parte
parte, avevamo anche un po' una prospettiva, una visione, un'intenzione un po' diversa, no? Nel senso che plastica, come dire, si accompagna, si è sposata felicemente con un modello di consumo, con un modello di sviluppo, no? E chiaramente la plastica materiale, come si è detto oggi, stamattina, è leggero, poco costoso, apparentemente poco costoso, perché poi i costi ambientali li stiamo vedendo un po' tutti, è un prodotto che poi, come dire, consente anche una barriera interessante e quindi una ottima conservazione dei cibi, quindi si è sposato perfettamente con una proposta alimentare, no? Ed è questo, è stato questo il successo della plastica, parlando proprio dell'aspetto, come dire, che ha a che fare con il cibo. Quindi quando cominciamo a, come dire, a mettere in discussione, tra virgolette, la plastica, in qualche modo mettiamo in discussione, se posso dire, un modello di sviluppo, un modello di consumo. Non si tratta chiaramente quindi di monetizzare la plastica, perché la plastica è un ottimo prodotto, è indispensabile per tutti gli aspetti, però sicuramente possiamo ridurla. Ma questo comporta anche da parte dei consumatori, a nostro parere, un nuovo modo di, un nuovo stile di vita, un nuovo modo di anche di fare semplicemente la spesa. Ed è quello che noi stiamo cercando un po' di fare. Cosa abbiamo fatto in concreto? Nel giugno dell'anno scorso abbiamo, come si diceva prima, introdotto i sacchetti riutilizzabili, lavabili, per l'ortofrutta, e questo nonostante in questo momento la normativa non lo consenta, quindi siamo a fianco di Legambiente in questa iniziativa molto importante, e sinceramente Legambiente ci ha aiutato a dare molta visibilità a questo progetto. E in questo senso poi abbiamo proposto poi di seguito i sacchetti di cotone per il pane, come pure i sacchetti per lo sfuso, no? Ecco, qui abbiamo attivato un progetto che abbiamo chiamato Plastic Free, e che, sul quale abbiamo chiesto e ottenuto il patrocinio del Ministero dell'Ambiente, che è stato ben felice, insomma, di affiancarci in questa iniziativa, e che ci aiuterà, speriamo, a dare anche visibilità alle proposte che facciamo. E in particolare stiamo lavorando molto sull'aspetto dello sfuso, che chiaramente ha l'obiettivo di ridurre l'imballaggio, perché, come si diceva, facciamo tutto quello che dobbiamo fare, ma sostanzialmente dobbiamo prendere il punto per ridurre il consumo della plastica. La prima R è questa, e questa, su questa bisogna lavorare. E noi pensiamo che qui si tratti un po' di educarci noi cittadini a un modo di consumo diverso. Abbiamo cominciato a introdurre, stiamo adesso implementando in 50 negozi una proposta di sfuso che comprende cereali, legumi, semi, frutta secca, e che sarà presente in 50 negozi adesso subito entro marzo. Il nostro obiettivo è arrivare a 100 entro fine anno. E questo utilizzando chiaramente un sacchetto che viene riutilizzato più volte, quindi è un modo per sicuramente ridurre l'imballaggio. Ora, in realtà, per noi questa è anche un'occasione per confrontarci con il consumatore, perché abbiamo la fortuna, tra virgolette, il nostro impegno, i nostri negozi che hanno dimensioni anche ridotte, come dire, hanno un format particolare che favorisce questo avvicinamento al consumatore. Abbiamo la possibilità di confrontarci, di parlare con un consumatore che nei nostri casi è anche spesso molto sensibile, no? Molto attento, e quindi per me ci sono anche occasioni per far riflettere le persone sul proprio stile di vita, sul proprio modo di fare la spesa. E in seguito a questo poi stiamo proponendo anche una soluzione, come dire, rispetto all'acqua, perché nei nostri negozi, non dobbiamo nasconderlo, abbiamo ancora molta acqua in PET. Mi sembra che noi siamo il secondo paese nel mondo per vendita di acqua imbottibile, no? Ecco, il nostro obiettivo è ridurre drasticamente la presenza dell'acqua in PET. Abbiamo come alternative l'acqua in vetro, vetro a vedere, questa l'abbiamo sempre avuta. Abbiamo adesso una proposta di soluzioni domestiche per poter usare dei filtri da sotto lavello o sopra lavello, e adesso stiamo introducendo nei nostri negozi le classiche casette dell'acqua, quelle che vedete poi anche nelle aree pubbliche, no?
dove abbiamo studiato una soluzione, un sistema di filtri, valutando anche quello che c'era sul mercato, pur essendoci soluzioni assolutamente ammesse dal Ministero della Salute, tuttavia abbiamo anche trovato in qualche caso un po' troppo invasive, quindi abbiamo lavorato su un concetto un po' diverso. Sostanzialmente, comunque, alla fine il consumatore può prendersi la bottiglia da casa piuttosto che utilizzare la bottiglia che trova nel nostro negozio. E da ultimo, per chiudere, mi scuso che sto dilungando un po' troppo, e questo va nell'ottica un po' di un riciclo però più virtuoso, abbiamo attivato una collaborazione con Corimbet, con un consorzio che ci permetterà di installare una ventina per cominciare diretto con i portatori nei nostri negozi, dove il consumatore potrà portare le proprie bottiglie in PET usate esclusivamente ad uso alimentare, no? Perché anche qui c'è un problema di qualità della plastica per essere riciclata. Ecco, poi sul tema magari degli ostacoli parliamo dopo, lascio spazio agli altri. Grazie, grazie davvero. La sperimentazione e l'innovazione che carica in coerenza la qualità biologica dei prodotti e il packaging è stata a BioPack, l'ultima edizione di BioPack, una delle grandi novità. C'è stata molta, molta attenzione, molto più di quanto non ci fosse negli anni passati, sul packaging sostenibile in queste filiere. E la stessa cosa con i logistici. Ora, ovviamente, la dimensione aiuta anche a innovare e a sperimentare, ascoltandovi magari ci sono pratiche che avete già praticato, magari con risultati diversi, penso in particolare allo sfuso della grande distribuzione, e strade innovative. Io vorrei coinvolgere Fabi Borbonese adesso, perché Filippa si è fatta promotrice del gruppo che lavora nella PPO italiana, una oltre 20 ipermercati distribuiti in tutta Italia, poi una filiera di supermercati invece con il marchio Unias. Esatto. A questa caratteristica. Si sono fatti promotori proprio di un progetto di imballaggi di cui lei era presentatore. Di che cosa si tratta e con quali obiettivi l'avete messo in campo? Innanzitutto buongiorno a tutti, ci sente? Sì. Innanzitutto buongiorno a tutti, noi come azienda Filiper abbiamo iniziato da più di 20 anni un gruppo di lavoro dedicato al mondo dell'imballaggio. Nel tempo si è voluto il nostro progetto, certo quando è iniziato 20 anni fa era molto più costoso trovare dei materiali alternativi alla plastica e a tutto quello che si usava in quel momento lì. Oggi è già più avvicinabile, è già più economico. In questo momento noi come azienda per tutto l'imballaggio che usiamo, adesso come per incartato, quello che lavoriamo noi, circa il 90% dei nostri imballaggi sono a basso impatto ambientale. Per cui è rimasto pochissimo di plastica o derivati della plastica. Più del 90% non sono a basso impatto ambientale, vuol dire carta, cartone, PLA e naturalmente il biodegradabile compostamento dopo un shopper. Per fortuna sono arrivati anche gli shopper dell'ortofrutta che sono arrivatori dove ancora. E quando si diceva prima della sensibilità del cliente verso l'ambiente, inteso verso i materiali, è molto più alta di quello che magari dal punto di vista mediatico può sembrare. L'anno scorso, siamo trovati qui a marzo, tra l'altro con diverse persone presenti anche oggi, si parlava dell'impatto avvenuto col cambio del sacchetto dell'ortofrutta, che è stata una delle cose più impattanti nel nostro mondo degli ultimi anni, ed è stato in realtà molto facile. Dal punto di vista della reazione del cliente, tutto quel clamore mediatico sul posto del sacchetto, in realtà non... Noi nei punti vendita, dei colleghi che possono testimoniarlo, non si è sentito, non abbiamo avuto clienti a fare dimostrazioni, picchettaggi, eccetera, eccetera. La sensibilità sull'argomento è molto più alta di quello che può sembrare. Noi come azienda ci stiamo muovendo in questo campo qua, per cui prevalentemente sul biodegradabile e compostabile. Principalmente noi ci muoviamo su questo, poi naturalmente su tutto il resto, cerco di essere sintetico,
spazio a tutto, si parlava di ostacoli. Gli ostacoli a oggi per l'ulteriore sviluppo che dobbiamo fare, ce ne sono alcuni tecnici, per esempio non tutti i materiali che ricerchiamo noi sono adatti alla presentazione o alla conservazione di un prodotto. Non tutti i materiali, e per il nostro caso biodegradabile e compostabile, la mission principale dell'azienda, non sono adatti. Non tutti i materiali hanno un uso poi da parte del cliente completamente libero, non possiamo pensare di mettere in forno il PLA, perché non ci va e per cui non può essere usato del tutto. E un altro piccolo ostacolo tecnico, non abbiamo ancora, ma sta crescendo questo mondo, tutte le tipologie, tutto l'assortimento, tutti i formati di cui magari abbiamo bisogno. Un altro piccolo ostacolo, un altro ostacolo, che anche questo si è ridotto come carta, ma in alcuni casi ci capita, è sicuramente economico nel dover ridurre la plastica o materiali a impatto ambientale nel nostro mondo. Nel nostro caso faccio l'esempio: la vaschetta in polistirolo per la carne oggi economicamente è molto difficile da sostituire. I costi sono completamente diversi e questo è un ostacolo, bisogna essere trasparenti. Nel dirlo, l'ultima cosa, l'ho tenuta per ultima apposta, è chiaro che noi facciamo tanti sforzi da questo punto di vista, qua tanti investimenti, perché è chiaro che comprare una vaschetta di un certo tipo di materiale costa di più che comprare un altro tipo di materiale. Per cui investimenti, quello di cui sicuramente abbiamo bisogno è la sensibilità, sicuramente del cliente e per cui della gente che si frequenta, e quello sta anche a noi comunicarla, però abbiamo bisogno anche di meno ostacoli circostanziali. Abbiamo bisogno, per esempio, che il conflitto di rifiuti ritirino tutto nella maniera più flessibile e idonea, soprattutto quando possibile. Non in tutti i comuni è così, alcuni ostacoli in questo senso qua. Sì, ci sono dei clienti che ci dicono: se noi buttiamo una vaschetta di PLA nell'umido, il conferitore non ce lo tira, magari c'è anche una buca. Per cui, ecco, noi quando a tutti gli ostacoli abbiamo anche queste cose qua di cui abbiamo bisogno, sicuramente di una. Grazie davvero anche per la gente. Ci vedete che man mano cominciamo a raccogliere le tessere di questa transizione in corso, io l'ho definita così dall'inizio, e di quello che possiamo fare insieme per accelerarla. Siamo partiti dall'innovazione che si fa sul scuso, quindi sul tema della riduzione degli imballaggi attraverso le filiere di Natura Sì, i contenitori di Natura Sì. Con Finiper abbiamo affrontato il tema di un'azienda che punta con decisione sul packaging biodegradabile e compostabile, che è quello che è il tema peraltro della nostra attività di ricerca. Adesso facciamo un salto di scala e cominciamo a calare questi temi nell'attività, nel ruolo che ha la grande distribuzione, e comincio con Alfio Fontana, responsabile CSR di Carrefour Italia. Perché appunto, intanto per sapere che cosa sta facendo Carrefour, non soltanto in Italia, magari qualche accenno anche alle strategie del gruppo a livello internazionale, e di nuovo, in base a quello che ha ascoltato, questi ostacoli, in parte anche tecnologici, in parte anche di prezzo, come impattano quando si ha a che fare con i grandi numeri. Buongiorno a tutti e grazie naturalmente per l'invito a questo bellissimo tavolo di confronto, perché a me piace vedere come un tavolo di confronto. Io mi occupo di Corporate Social Responsibility in Carrefour Italia, quindi non sono sicuramente il maggiore esperto per parlare di queste tematiche, ma sono contento che invece Carrefour Italia abbia deciso che sia proprio il CSR a parlarne, perché probabilmente è un tema di responsabilità sociale per le imprese. E quindi ne parlo con grande entusiasmo, con grande passione. Riparto dalla transizione, un termine a me molto caro, perché l'ambizione di Carrefour è di leader della transizione alimentare, e transizione alimentare però significa anche grande attenzione a quelli che sono gli impalli del cibo che vendiamo, che
quindi i palli devono essere sempre più vicini a... Da questo punto di vista, le multinazionali, violento, le multinazionali hanno dei commitment molto forti, dobbiamo cercare di sfruttarli il più possibile questi commitment, perché il commitment è 2025, che domani, parlando di processi e modifica di prodotti, 2025 100% del packaging di prodotto a marchio. Che sia costretto a parlare in direzione così, cioè, ok, esatto, guarderò solo voi e scegliere un punto di 100% dei prodotti del prodotto marchio, quindi della biodegradabile, riutilizzabile, compostabile e riciclabile. Come dicevo, 2025 è dietro l'angolo, obiettivo un po' più vicino 2022, utilizzo del 50% di plastica riciclata per le proprie bottiglie, che siano di succo, che siano di acqua e quant'altro. Quindi questo è il contesto in cui opera il gruppo. Cosa accade in Italia? Io ho avuto un'esperienza decennale nel mondo dell'efficienza energetica e quello che mi sono portato dietro è che puoi ridurre o modificare il consumo solo di quello che conosci, ok? Guarda, sì, te, punto. Ok. Ho il microfono. Perfetto. È possibile ridurre o modificare quello che conosci. Quindi dal 2018 in Catolica è iniziato un lavoro certosino di mappatura degli imballaggi. Certosino, ripeto, perché le quantità di imballo dei prodotti a marchi sono tantissime. Io mi sono preso un... Parliamo di 235 milioni di unità di prodotto per i quali sono stati analizzati gli impalli. Risultato di questa mappa: oltre il 60% degli impalli sono plastica, il 22-23% è vetro, un 10% è carta e un 2% sono metalli. Di quel 60%, però, la notizia positiva è che circa l'80% è PET, quindi materiale che teoricamente ha una filiera più grande. Dico teoricamente perché oggi è riciclabile per davvero, è il prodotto, forse puoi provare a lasciare. È il prodotto che ha la forma della bottiglia, perché poi gli impianti riescono a riconoscere attraverso sistemi ottici e meccanici solo quel tipo di materiale. Azioni di sensibilizzazione, cosa nella quale io credo moltissimo, sono per esempio le attività che vengono fatte di comunicazione nei confronti dei clienti e dei consumatori, perché poi spesso la CDO reagisce positivamente a quelle che sono le soluzioni che arrivano dai consumatori. C'era qui prima il direttore di Tomieco, e una delle attività per esempio che abbiamo fatto con loro, che stiamo facendo perché marzo è il mese del riciclo di carta e cartone, è dare una serie di informazioni ai consumatori sul corretto riciclo di carta e cartone. Pochissimi sanno che lo scontrino per esempio non va buttato nella carta, va buttato in differenziata perché è carta termica. Lo abbiamo scritto sugli scontrini e abbiamo ricevuto tantissimi messaggi di clienti che non lo sapevano, e quindi ringraziamo a Comieco e Carrefour per aver dato loro questa informazione. Un'altra attività di sensibilizzazione dei consumatori fatta con le gabbiette e puliamo le spiagge, quindi anche in quel caso abbiamo dato grossa visibilità di quello che anche il cittadino può fare. E per uno degli slogan della transizione alimentare di Carrefour è: con forchetta e coltello puoi cambiare il mondo. Uno slogan che si presta benissimo anche dal punto di vista degli impalli, perché il cliente sempre di più ha la possibilità di scegliere che tipo di prodotto acquistare, che tipo di negozio fare, anche in base a quello che l'impallo rappresenta per quel prodotto. Ostacoli e una provocazione. L'ostacolo economico sicuramente ancora esiste, soprattutto per alcune tipologie di materiali. Prima il collega ha parlato del polistirolo. Il polistirolo è, credo, la classe che oggi più ci impegna dal punto di vista della criticità, non solo per un discorso di prezzo, ma anche per un discorso di pesi, perché il peso del polistirolo oggi è incompatibile rispetto ad altri pesi. Quindi anche solo la fase di trasporto e movimentazione di grandi quantità di questo packaging, se non è costruito un LCA vero, un life cycle assessment, il rischio è che si peggiori addirittura il comportamento. Provocazione: si è parlato di disobbedienza civile. Da marzo
in 5 paesi in cui Carrefour opera, Belgio, Francia, Spagna, Polonia e Taiwan, il consumatore può andare al banco servito col proprio contenitore e chiedere che l'insalata russa gli venga messa lì dentro, che il pezzettino di formaggio venga messo lì dentro. In Italia oggi questo non è possibile e me ne guardo bene dal proporlo visto quello che è successo sui sacchetti dell'ortofrutta. Perché, ultima annotazione rispetto a questo tema, abbiamo fatto dei conti, si parlava di circa 10, massimo 15 euro a famiglia, totale anno, l'impatto, e abbiamo visto cos'è accaduto, quando allo stesso tempo c'era l'aumento di gas e di elettricità che era circa 60-70 euro, e di quello però non si parlava. Quindi, secondo me dobbiamo un po' tutti fare coro, avere un'unica voce, se crediamo che anche la modifica dei comportamenti dei consumatori sia un po' una nostra responsabilità per andare in queste direzioni. Ultimissima cosa, crediamo tantissimo nei giovani, perché abbiamo visto che la sensibilità è altissima, ma hanno anche delle bellissime idee di innovazione. Recentemente abbiamo partecipato ad un progetto di alternanza scuola-lavoro con Thumbs Up, 400 studenti, 6 scuole italiane, 6 aziende. Abbiamo lanciato delle sfide, la sfida lanciata da Carrefour era il cibo come veicolo di sostenibilità nel futuro ed effettivamente tutto quello che i ragazzi hanno progettato andava nella logica della modifica del packaging del prodotto. Con idee molto molto innovative, sicuramente con dei tecnicismi che non erano di altissimo livello come giusto che fosse, ma con una proiezione sulla sensibilità molto molto interessante. Bene, grazie, grazie di cuore anche alla Fontana. Insomma, cominciamo ad ascoltare dei numeri che danno un'idea dell'investimento possibile anche a breve, perché ora quando i cambiamenti, ragionare di 2020-2025 è domani mattina. Investimenti importanti che possono accelerare questa transizione nella direzione auspicabile. Non mi sento di proporre un fatto. Non scherzo, mi sembra un po' più complicato della sportina. Però è interessante invece la proposta, penso questa sì, da raccogliere insieme, di provare a studiare strategie condivise di sensibilizzazione verso i consumatori sul tema del packaging. Ragioniamoci, può essere anche questo un modo per uscire da questo incontro con qualcosa in più delle riflessioni che condividiamo. Renata Pascarelli è direttore qualità di Coop Italia. Ecco che abbiamo il microfono bizzarro, ma secondo me funzionerà. Sì, funziona benissimo. Non a capo responsabile qualità Coop Italia che è qui con noi, grazie davvero. Fare lo stesso ragionamento fatto finora, che cosa sta già facendo, cosa ha fatto Coop Italia con questo aspetto specifico, questa filiera specifica degli imballaggi e quali sono gli ostacoli che condivide con i colleghi che sono intervenuti. Buongiorno a tutti, grazie per avermi invitato e per essere qui. Noi abbiamo una politica ambientale che viene da lontano, nel senso che già nel 1995 ci siamo dati una policy ambientale che appunto nel 1996 ha portato lo slogan delle 3R, quindi riduzione, riciclo e riutilizzo. È stato fatto quindi un lavoro in questi anni di riduzione degli imballaggi, degli overpack, il cartoncino della maionese, il cartoncino del frigorifero, là dove si poteva trammare il contenitore è stato trammato e sono state fatte tutta una serie di azioni che in questi anni hanno accompagnato la nostra politica ambientale. Quindi diciamo che per noi è stato un'evoluzione quasi naturale quando la comunità europea è uscita con le sue normative, in particolar modo con la Strategic Campaign, ci siamo sentiti chiamati alle armi e di conseguenza abbiamo aderito alla Strategic Campaign. Insieme a poche aziende italiane, in realtà, molte appunto multinazionali, unica distribuzione in Italia, e ci siamo impegnati con numeri concreti. Quindi ci siamo impegnati a ridurre l'utilizzo di plastica con tutta una serie di azioni che abbiamo
siamo impegnati in questi anni a dare appunto i numeri e a dimostrare che l'impegno che ci siamo assunti effettivamente verrà portato avanti. Quindi abbiamo appunto ci siamo impegnati a ridurre di 6.400 tonnellate nel 2025 per sempre progressivi all'anno l'Africa, ma diciamo che il nostro impegno è stato molto più ambizioso soprattutto nei prodotti a marchio. Perché appunto noi come grande distributore riteniamo di rappresentare appunto i consumatori, abbiamo la parte appunto del prodotto a marchio, un prodotto su tre che vediamo è un prodotto a nostro marchio e quindi ci investiamo con le nostre policy e con i nostri obiettivi, abbiamo i prodotti che vendiamo tutti sempre incartati nel punto di vendita sulle quali portiamo avanti una serie di attività ci vantiamo di essere il primo venditore di tutto in Italia, in particolar modo nel nostro sud. Abbiamo fatto anche noi una disobbedienza civile dopo noi, non mi hanno ascoltato, io l'ho proposto, ma non sono stata capace di farmi sentire, e quindi è stata colpa mia. E quindi abbiamo anche noi provato le resine del nostro sud che stanno andando molto bene. Però appunto sono difficile portarlo avanti. Viceversa siamo molto orgogliosi per i sacchetti riutilizzabili da spesa che per primi abbiamo introdotto nel 2009 anticipando la legge e i sacchetti riutilizzabili hanno cambiato le modalità di fare la spesa dei consumatori. Quindi più del 50% dei nostri consumatori vengono da noi col sacchetto riutilizzabile. Ci sono consumatori che non comprano sacchetti quelli usa e getta, quindi in modo sistematico vengono a fare la spesa con il sacchetto riutilizzabile. Abbiamo rispetto al prodotto marchio Top entro il 2019 tutti i nostri imballaggi dovranno essere riciclabili, compostabili e riutilizzabili, quindi del biologico, e entro il 2022 i nostri imballaggi dovranno non andare nel differenziato. Abbiamo buttato il cuore oltre l'ostacolo, quindi siamo tutti la nostra squadra è orientata a cercare le soluzioni. Perché però sono convinti che appunto è un po' come una valanga. Pian piano ci saranno innovazioni, ci saranno soluzioni che oggi non è possibile prevedere. Dobbiamo stare attenti alla sostenibilità economica, perché effettivamente questo. E io che sono una tecnologa alimentare, per primo pongo la sicurezza del prodotto, anche il non spreco del prodotto, perché appunto la shelf life più lunga del prodotto ci permette di sprecare meno, ma soprattutto la scientificità, sia per non fare scelte scorrette dal punto di vista ambientale e anche per avere evidenza che il prodotto è sì biodegradabile, bene, ma deve essere anche compostabile. Deve essere compostabile perché io devo dare indicazione corretta al consumatore di dove deve porre l'imballaggio che compra attraverso il prodotto. Nel 2007 noi abbiamo introdotto il ritorno a smaltimento. Quindi diciamo al consumatore dove deve buttare l'impatto.
avevamo già delle capsule che erano reciclabili, per cui potevano essere pelate e suddivise i vari componenti, la polvere nell'organico, l'alluminio nell'alluminio, la capsula nella plastica, però effettivamente per il consumatore era troppo. Stavamo usando della pazienza del e di conseguenza nel 2016 siamo usciti con la prima capsula compostabile entro marzo abbiamo completato tutta la gamma delle nostre capsule e di conseguenza abbiamo un numero importante di capsule che appunto possono essere smontate nel mercato. Grazie. Grazie a me, cuore. Allora, se siete memoria degli anni che ascoltate, degli impegni che accompagnano gli anni, questa transizione comincia ad avere anche, no, una roadmap cronologica, cioè uno ascoltandovi vi mette in fila e scopre che nei prossimi 5-6 anni i vostri gruppi, abbiamo sentito degli interventi importanti, stanno immaginando anche investimenti significativi per orientare il packaging verso la sostenibilità, con le caratteristiche che ci ricordava il Antonio questa mattina, cioè riduzione, biodegradabilità e compostabilità e riciclo per ciò che non è né biodegradabile né compostabile. Questa disponibilità è accompagnata dall'esigenza di informare correttamente il consumatore. Qui segnalo che proprio con Unicop Firenze abbiamo dato alle stampe, abbiamo concluso un progetto molto forte di comunicazione verso i consumatori, con una guida all'ecologia quotidiana, un sito, una guida stampata, fatta tra l'altro partecipata, costruita grazie alle indicazioni che arrivavano dai soci consumatori e dai cittadini, oltre 4.000 persone coinvolte, e la prima cosa che ci è stata chiesta di mettere in chiaro è che accidenti ci devo fare con i rifiuti che produco. Cioè essere coerenti nei comportamenti quando si fanno delle scelte ed essere informati è stata la prima cosa. Quindi buona parte del lavoro che abbiamo fatto insieme è stato finalizzato proprio a far arrivare al consumatore l'informazione corretta sul packaging che acquista e dove deve conferirlo, perché vogliono i cittadini fare gesti responsabili quando fanno un acquisto che ha quelle caratteristiche. Beh, ma quello che abbiamo ascoltato però che ha mancato